piace. Voilà. Qua abbiamo una stanzetta molto tranquilla con un piccolo terrazzino proprio sulla piscina e sul giardino tropicale. E continua così da Tamarindo la nostra avventura in Costa Rica. Direi che stiamo arrivando nella spiaggia di Tamarindo. Voglio vedere com'è dall'alto. Dicono che sia una spiaggia perfetta quando si deve fare surf, perché ci sono delle onde da principianti, quindi ti danno lezioni di surf. Eccola qua, Tamarindo. Guardate là i cavalli. Stupendi. Beh, va bene. Qui abbiamo trovato a Tamarindo un ristorante argentino. Ed essendo un ristorante argentino, ho preso un pezzo di entraña. Ed anche un caffè espresso. Anche qua i prezzi sono normalissimi. La milanese di pollo 10 dollari e 50, la cotoletta, la carne 28 dollari e 50. Quello che ho capito è che il Costa Rica non è la meta in cui venire se si vuole risparmiare. Guardate che carino qua, c'è anche una gelateria, gelati e caffè. Ora torniamo in stanza a farci un bel caffè. Essendo rotta la macchina del caffè, adesso ce ne mettono una nuova. Bisogna sempre controllare che tutto funzioni. Vediamo se va bene la macchina nuova. Funzionerà il momento in cui non sappiamo. Neanche la macchina nuova funziona. Ci riprova lui. Sta provando ad aggiustarla senza successo. Abbiamo dovuto ricambiare la terza volta. Allora, bene, funziona. Sì. Bene, il terzo tentativo funzionò. E voilà, alla fine ce l'ho fatta. Non è mai capitato che in un hotel bisognasse cambiare due macchine per il caffè, ma c'è sempre una prima volta. Passeggiata sulla spiaggia dopo aver risolto il caffè qui a Tamarindo. Devo dire che ha un suo fascino questa spiaggia. Una spiaggia un po' così, bohemien. C'è qualche surfista, ma le onde sono piccole. Proviamo ad andare anche qui nel mare. Molto diversa. Molto diversa da quella, che ho visto prima a Tamarindo. Molto affascinante. Non è la mia acqua preferita. Ecco qua, mettiamo i piedini. Ecco i surfisti che vanno a fare surf. Anzi, tornano dopo aver fatto surf. Con la mia panza sfido le onde. Ah, le ho distrutte. Non ho paura dell'onda che arriva. Sono proprio divertito a giocare con le onde. Adesso poso lo smartphone e torno a giocare. Un altro surfista che va. Ecco il bellissimo tramonto a Tamarindo. Che di là tutti si godono il tramonto. C'è anche il violinista. Viola a passeggio col bambino. Tanti surfisti in lontananza. Pescatori. Abbiamo anche un cagnolino. E un'altra giornata se ne va. Ed è finito.
mo sulla spiaggia di notte, sto osservando il tramonto e c'è un vibe, delle, diciamo un qualcosa, un'identità, un carattere questa spiaggia che mi piace. E siamo, dopo aver fatto questa bella passeggiata in spiaggia, osserviamo ovviamente l'hotel, com'è bella la piscina, bene illuminato, veramente figo. C'è anche l'albero di Natale. Questa è la reception. E voilà, bello. Sì. Ecco questo slogan di Tamarindo, donde los mundes se unen, dove i mondi si uniscono. Molto carina questa strada principale di Tamarindo, illuminata per il Natale. È arrivata l'ora di cena, questa che vedete qua è una zuppa in un cucchiaio. Buona. Ed ecco, per cena ho preso un filetto di un pesce, vediamo com'è, proviamo. E dopo aver cenato è finito la prima giornata a Tamarindo. Ciao.